Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 30 aprile 2013. Vedete, larghe intese e Movimento 5 Stelle. La cosa simpatica è che il Movimento 5 Stelle e incomincia a ravvedersi. Io e Dario Fo ed io avevamo detto che il Movimento 5 Stelle doveva fare il governo col PD ai tempi di Pierluigi Bersani. E no, no, no. E adesso però comincia a ravvedersi. Non lo dico io, lo dice qua il quotidiano torinese La Stampa. Movimento 5 Stelle, dubbi sull'opposizione ad ogni costo. Pensate un po' voi, dubbi sull'opposizione ad ogni costo. Perché? Confronto nel gruppo, leggiamo insieme. Se Letta farà quello che promette, il movimento non avrà più ragione di esistere. Questo è virgolettato. Voi sapete cosa vuol dire? Che questa frase è stata detta all'interno del Movimento 5 Stelle, vedete? Vedete, cari? Confronto del gruppo. Se Letta, cioè se Enrico Letta farà quello che promette, il Movimento 5 Stelle non avrà più ragione di esistere. Ma io l'avevo detto subito dopo le elezioni, la vittoria elettorale, l'avevo detto. Bisogna sempre ascoltarvi i consigli di Serafino Massoni. Serafino Massoni non ha mai dato dei consigli cattivi a nessuno, capito? Mai, mai e mai. Benché sia sul web da 5 anni, io non ho mai dato dei consigli cattivi a nessuno. E adesso siamo arrivati qua. Vedete? Vedete, cari amici? Se Letta farà quello che promette, il movimento non avrà più ragione di esistere. E allora si ripropone nel Movimento 5 Stelle, si ripropone l'idea di allearsi al PD, cioè di tornare indietro. Tornare indietro. Ma c'è un fatto però, che quel furbacchione di Silvio Berlusconi, a fianco a Enrico Letta, non ci ha messo i falchi. Ormai lo sapete, no? Le sapete meglio di me. Lo vedete che non ci ha messo i falchi del PDL. Quel furbone di Berlusconi li ha accantonati. Cioè, non è che li ha. No, non gli ha dati i posti di governo. E Silvio Berlusconi, quel furbone di Silvio Berlusconi, accanto a Letta, ci ha messo dei parlamentari del PDL che non sono falchi, sono colombe. Davvero, cari amici, proprio perché Berlusconi ha intuito fin dal principio che dentro il PD ci sono i giornalisti, li chiamano i mal di pancia. I giornalisti li chiamano, dentro il PD ci sono i mal di pancia per questo governo di larghe intese. E allora Berlusconi aveva paura che a un certo punto prevalesse nel PD prevalesse l'idea di tornare a corteggiare il Movimento 5 Stelle, per cui Berlusconi non ci ha messo i suoi falchi vicino a Letta, ad Enrico Letta, ma ci ha messo le colombe, in modo che si attenuino i mal di pancia dentro il PD. Però Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, quando hanno sentito il discorso di Enrico Letta in Parlamento, il discorso, no? Il discorso l'avete sentito anche voi, il discorso. È un discorso bello assai. Un discorso bello assai. E si sono ritrovati a mal partito. Per cui dentro il Movimento 5 Stelle, allora, circolano queste frasi qua. Sono virgolettate, vedete, aperte le virgolette, vedete? Confronto del gruppo. Se Letta farà quello che promette, il movimento non avrà più
più ragione di esistere, non avrà più ragione di esistere. In pratica il programma di Enrico Letta, che poi il programma di questo governo di larghe intese, ci sono tanti, quasi tutte le cose che avevano detto Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle. Ecco, non l'ho mica scritto io, lo dicono dentro il Movimento 5 Stelle. Se Letta farà quello che promette, il movimento non avrà più ragione di esistere, tra virgolette, cioè lo dicono dentro il movimento, non lo dico io, capito? Lo dicono dentro il movimento, che sia chiaro, chiaro, chiaro ragazzi che mi ascoltate, non lo dice Serafino Massoni, lo dicono dentro il movimento, capito? Perché tra virgolette, vedete? Se Letta farà quello che promette, il movimento non ha più ragione di esistere, per cui dubbi sulla opposizione ad ogni costo. Ma io glielo dicevo al Movimento 5 Stelle, gliel'ho detto a Beppe Grillo e anche a Roberto Casaleggio, ma fate l'alleanza col PD, fate l'alleanza col PD, che per Luigi Bersani vi ha corteggiato per, non so se per un mese o per due mesi. Amici, qua mi fermo, vi ringrazio se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.